Ebbene, abbiamo cotto le nostre cotolette di patate e ceci, ragazzi, guardate che bontà, che croccantezza, e sono morbide internamente, sono veramente ottime. Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, oggi cotolette di ceci e patate veramente spettacolari e croccanti. Come già vedete, in questo mixer ho inserito 240 g di ceci. Adesso andiamo a inserire spezie, quelle che vogliamo. In questo caso io andrò a inserire un po' di curcuma, un po' di sale a piacere e un uovo. Una volta messo il coperchio, andiamo a mixare tutto. Adesso inseriamo 300 g di patate lesse. Poi andiamo a inserire 3 bei cucchiaioni di parmigiano. Ottenuto questo impasto, adesso preleviamo un pezzetto di impasto, ci oliamo leggermente le mani e formiamo delle cotolette. Una volta fatto questo, che le andiamo a schiacciare, prendiamo dei cordon flex, li andiamo a schiacciare e andiamo a impanare. Guardate. Formate tutte le nostre cotolette, prendiamo una padella, mettiamo leggermente un filo d'olio di semi, lo facciamo riscaldare un po' e incominciamo a inserire le nostre cotolette. Li facciamo dorare da una parte e poi li rigiriamo. Ebbene, abbiamo cotto le nostre cotolette di patate e ceci, ragazzi, guardate che bontà, che croccantezza, e sono morbide internamente, sono veramente ottime. Fatele che veramente ne rimarrete sbalorditi. Detto questo, non mi rimane che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!